Siamo con Rocco Magrì, dirigente della Scillese, una sconfitta per 1-4, anche se il secondo tempo avete giocato con un uomo in meno. Sì, l'esame della partita praticamente è questo. E a noi la squadra ospite ha meritato ampiamente di vincere dopo un primo tempo che però secondo me è stato abbastanza equilibrato, questo merito anche dei nostri ragazzi su quali stiamo puntando per costruire il nostro futuro. L'obiettivo è proprio quello di far crescere dei ragazzi e l'anno prossimo integrarli con degli innesti campo sportivo permettendo a Scilla chiaramente. Quindi oggi abbiamo fatto questa partita, onore alla prima della classe, come avete ben potuto vedere stiamo giocando cercando di onorare al meglio questa competizione e cercheremo di dire la nostra fino alla fine del campionato. Sì, in effetti abbiamo visto che la squadra non si è scomposta nonostante un punto soltanto e poi la marcatura di oggi, avevate fino a questo momento mi pare segnato soltanto 7 gol, quindi nemmeno un gol a partita. Con il gol di oggi è un gol dal quale ripartire comunque con tutti questi giovani. Sono d'accordo, oggi era un test importante e i ragazzi l'hanno interpretato al meglio, chiaramente sul 2-1 forse se fossimo stati in 10 non sarebbe stata un'altra cosa, ma non si può dire chiaramente, però fino al momento avevamo giocato una partita più che dignitosa e il risultato è stato sempre in bilico, dopo chiaramente la squadra di merito ha meritato perché ha saputo sfruttare ai giocatori competenze per poter chiudere la partita così come ha fatto. L'ultima domanda, come mai giocate sempre in campi che non sia quello di Scilla, il comunale? Questo è il nostro problema principale perché abbiamo un campo che è stato praticamente chiuso e stiamo aspettando, stiamo lavorando affinché si aprano le porte di questo stadio a Scilla perché abbiamo il nostro progetto, è lì che si sviluppa. Adesso stiamo cercando di mantenere e di far crescere appunto questi ragazzi che sono della maggior parte di Scilla con qualcuno che si è integrato molto molto bene e quindi poter cercare di fare il passo superiore. Anche con l'esperienza del signor Sgrog nei campi di calcio negli anni 80-90, ecco, negli anni 80, ecco. Quello è tempo passato, tempo che ricordiamo sempre con grande piacere e se siamo qui vuol dire che la passione rimane sempre. Siamo qui nel parterre del Roa con Domenico Salvatore per questo match tra Borgo Grecanico e Scillese. Scusi mister Cormasi, si sta confondendo, il microfono lo prendo io se permette. Allora, questa partita. Eh sì, è una partita che ora è facile dire che è facile, però che è stata facile, ma non è stata facile perché le insidie sono sempre dietro l'angolo. Volevo risparmiare Peppe Fode all'inizio, però poi con la defezione di Mangiola ho deciso di far giocare lui all'inizio ed ho sbagliato perché poi alla fine si è fatto male. Lo avevo visto un po' in fatica, quindi volevo risparmiarlo. Purtroppo ora vediamo l'entità dell'infortunio, come quella di Sgro che poi ha avuto anche lui. Ma problemi all'inguine? Sì, ma diciamo che queste cose ci stanno. Pubalgia? Ah, pubalgia, non pubalgia. Il discorso è che abbiamo una rosa che una panchina lunga di qualità. Sì, sì, infatti oggi ho dato spazio pure a ragazzi che avevano giocato poco, all'ultimo ha esordito anche Gurneri che era uno di quelli che non avevano fatto nemmeno un minuto ancora, quindi poi sia Candido, Lori egregiamente Iamonte ha sostituito Peppe Foti, quindi la famosa nidiata di Galletti di primo canto con Lea Lucce, Speroni, Artigli, Bargiglio, Cresta. Sì, sì, dobbiamo continuare così anche perché ora abbiamo due gare in casa e quindi non è facile vincere due gare in casa con due squadre forti perché sia il San Gaetano sia il San Roberto sono due squadre che stanno facendo bene in campionato. Il vero tallone d'Achille della capolista è che non riesce a concretizzare l'incredibile serie di palle gol.
Se fossimo concreti al 100% finirebbero le partite con 7-8 gol di scarto, no? Credo che ci sta che si sbagliano i gol, l'importante è crearle, poi più si creano e più vengono, si notano le palle sbagliate, però alla fine noi stiamo parlando di un 4-1 fuori casa, continuiamo il nostro filotto fuori casa, questa è la nostra ottava vittoria fuori casa su 8, quindi non è importante. Poi alla fine in campo faccio notare che c'erano, io le mie provenienze sono di San Laurentine e quindi oltre a Iamonte che è di San Lorenzo Marina, però c'erano i gemelli Curneri che sono di Corio e Nunzio Tripodi che è di Caredia, dell'Acco, ma anche i fratelli Candido che sono di San Pantaleo, quindi per il nostro progetto e discorso di area grecanica penso che nell'undici finale era ben Radio Londra cosa ha detto nell'intervallo a proposito dei risultati? Ma noi guardiamo prima a noi, non possiamo fare calcoli sugli altri, se vinciamo tutte le partite noi vinciamo il campionato, questo è chiaro, quindi se noi ci mettiamo a fare calcoli secondo me i calcoli non escono mai, quindi non dobbiamo pensare agli altri, pensiamo a noi prima di tutto, poi giustamente andiamo ad ascoltare i risultati dagli altri campi. Si vive la giornata un passo alla volta, ottava vittoria, tutte quelle fuori casa. Sì, ma se non continuiamo a pensare così, tutto quello che di buono abbiamo fatto la prossima partita non conta già, quindi bisogna semplicemente lavorare e già da martedì pensare a preparare bene la partita col San Gaetano.